documentarmi da un punto di vista processuale e poi per appunto cercare di dare uno spaccato che non fosse un'altra scuola cattolica, diciamo, che non fosse un altro tomo da 1000 pagine, ma che fosse un documento che in qualche modo andava ad avvalorare alcune ipotesi che si sono raccontate sui suoi delitti e delle quali non si è avuto processualmente una verità. E quindi a quel punto ho cominciato a scrivermi con Angelo Izzo. E quindi che cosa mi torna di Angelo Izzo? Angelo Izzo è... Io dico, ho visto il male in faccia, ancora lo vedo perché ancora l'ultima lettera che mi è arrivata da Angelo Izzo è stata 3 giorni fa. Dico, ho visto il male in faccia perché è un ammaliatore, come hai detto giustamente tu, Margherita, ma anche un grandissimo manipolatore. La sua più grande manipolazione, ne parlavamo poco fa, secondo me è stata, agli occhi di tutti, è stata l'intervista che ha rilasciato a Franca Leosini, Persone Maledette, nel 1998, dove, per chi l'ha visto, credo che qualcuno annuisce con la testa. Lui ha all'inizio la Leosini si pone con un grandissimo distacco da lui, no? E lui fa il pentito, dice: io ho fatto male a delle famiglie, io vado punito con la pena di morte, se in Italia ci fosse la pena di morte mi dovrebbero sparare un colpo alla tempia, questo dice. E quindi piano piano, nell'evolvere di questa intervista, si vede la Leosini che piano piano si va quasi accalappiare da questa manipolazione. E la Leosini è una grandissima professionista, io mi inchino davanti alla Leosini, quindi voglio dire, è riuscito a manipolare manifestamente, perché su Rai 3, Storie Maledette, oggi un documento che troviamo su YouTube, una signora professionista del crimine, di quello che oggi è un true crime, in una maniera incredibile, perché la Leosini alla fine le ha creduto e oggi... Ma manipolato se per questo anche c'è, cioè, la giustizia, fondamentalmente gli inquirenti. Lui collabora con gli inquirenti, come dice nel tuo libro, proprio attraverso la sua voce, collabora con gli inquirenti soltanto perché vuole uscire e ammazzare ancora. Dice: a me non frega niente delle vittime, voglio continuare a uccidere, questo è il mio unico intento. Eh sì, perché in qualche modo lui ha collaborato soprattutto in grandissime inchieste, dalla loggia P2 alla strage di Bologna, alla strage di Piazza Fontana, delitto Mattarella, delitto Pecorelli. Lui ha raccolto in carcere, in quasi 50 anni di carcere, ha raccolto confidenze di ovviamente moltissime persone. E diciamo che però è considerato oggi un ex collaboratore di giustizia, perché la sua attendibilità è ritenuta, diciamo, poco e niente. Soltanto un caso molto recente, del quale forse arriveremo, non so se vogliamo anticiparlo, nel 2016 lui racconta che fine ha fatto Rossella Corazzin, che è una ragazza che è... deve leggere, scusate, non so cosa è stato, deve leggere un passo. No. Sì, in modo tale facciamo capire chi è. 2 mesi prima del delitto del Circeo scomparve Rossella Corazzin, allora appena 17enne, proprio come Rosaria Lopez e Donatella Colasanti. Ragazzina sparì nel nulla a Thai di Cadore, dove era in vacanza con i genitori. L'unica traccia che Rossella lasciò, alcune lettere nelle quali accennava di aver conosciuto un certo Gianni. Nel 2016, dopo quasi mezzo secolo, Izzo decise di raccontare la sua verità e riaprire una vicenda dolorosa. Nel 2016 va dal procuratore di Belluno e racconta la sua verità. Racconta prima di tutto di un legame tra l'estrema destra. Angelo Izzo nasce e cresce, bisogna forse fare una premessa, nasce e cresce in un quartiere di Roma Nord, che è il quartiere Parioli, Mentano Trieste, per chi conoscesse Roma, che è un quartiere per tradizione conservatore, un quartiere di destra. Quindi nasce nell'attivismo di destra, ma si discosta prestissimo, perché prestissimo inizia la fascista criminale e con il suo gruppo di amici una vera e propria organizzazione criminale. Quindi in qualche modo con questo episodio del 2016, raccontando della Corazzin, conferma quello che tutti abbiamo sempre sospettato e anche avuto tante conferme, cioè il legame tra l'estrema destra e la massoneria. Racconta di essere diventato adepto di una setta che si chiama la Rosa Rossa e la Croce d'Oro, che è una setta estremamente violenta, che nasce nei primi anni del Novecento negli Stati Uniti, e racconta che questo Rossella Corazzin viene rapita da una serie di suoi fratellini, dei suoi compagni della sua banda, perché deve essere, diciamo, rappresenta, deve essere sacrificata per il rito iniziatico per far aderire questi suoi fratellini a questa loggia. Il procuratore di Belluno non gli crede, siamo nel 2016,
chi gli crederà? Riprenderà in mano le carte la commissione antimafia di Nicola, che ha presieduto Nicola Morra fino a luglio scorso, fino a che le camere non sono state sciolte, che rileggendo questa deposizione trova molta verosimiglianza sui luoghi che Izzo racconta. Izzo racconta che la Corazzini viene portata in casa del dottor Narducci, un esimio e famosissimo dottore perugino di un'ottima famiglia, che è stato coinvolto anche nella vicenda del mostro di Firenze, ma non allarghiamo troppo le tematiche, e descrive perfettamente la villa di questo dottore, che è sul lago Trasimeno. Quindi questa descrizione, che è un po' un'ossessione poi per Angelo Izzo, ossessionato dal dettaglio e dal particolare, fa pensare a Nicola Morra e a tutta la commissione che in realtà questa sua deposizione sia attendibile, però poi la commissione si è sciolta, quindi questo caso, che potrebbe riaprirsi, in realtà al momento ancora non è stato preso in mano, non sappiamo questo governo cosa farà di questa deposizione. Lui in realtà, non solo in questo caso, ma ci sono tutta una serie di episodi che in qualche modo lo vedono protagonista e attore principale, perché lui riesce a conservare nella sua mente immagini di televisione, i giornali, tutto quello che gli passa intorno, e allora riesce a raccontare nell'esercizio di questa distrazione, diciamo così, delle indagini, una serie di episodi che tu citi in qualche modo, ma che sono interessanti, perché lui in pratica dice di conoscere tutte le vicende che riguardano Mino Pecorelli, l'uccisione di Mino Pecorelli, c'è la vicenda persino dell'uccisione di Mattarella, e c'è la loggia, c'è la storia della strage di Bologna. In pratica lui riesce a immagazzinare una serie di immagini e di racconti che poi, quando li trasmette agli inquirenti, diventano quasi credibili. Questa sua dimensione in qualche modo attraversa il suo percorso di vita, o no? Assolutamente sì. A proposito di questo, mi ha chiamato proprio tempo fa un esperto della strage di Bologna, parliamo veramente di una settimana fa, chiedendomi se nella parte non pubblicata dei memoriali ci fossero altri dettagli proprio della strage di Bologna e della sua deposizione. Poi, diciamo, dobbiamo decidere con l'avvocato cosa fare, però a parte questo, lui ha questa memoria da elefantiaca quasi. Lui ha una sorta di bulimia quasi del dettaglio, sia quando scrive che quando racconta. E probabilmente è proprio questo che crea la sua credibilità, o almeno che fa da tappeto per una sua credibilità presunta, diciamo, anche nell'immagazzinare, nel dettagliare, nel raccontare, in quello forse. Sì, poi la sua credibilità, che gli ha permesso anche di usufruire di qualche beneficio, in qualche modo poi è stata messa da parte, proprio perché, diciamo, se ne ha approfittato. Ma lui poi lo dice chiaramente nei suoi diari: io ho collaborato con la giustizia perché il mio unico obiettivo era quello di avere meno anni e riuscire a stare poi il prima possibile, che è quello che ancora oggi sta puntando di fare poi alla fine. Sì, questa cosa magari poi alla fine ce la racconti, visto che è la parte finale, insomma, del libro, è molto interessante. Ma una cosa sulla quale volevo soffermarmi è questa cosa che tu hai detto, due cose molto importanti mentre parlavi prima. Uno, la provenienza di Angelo Izzo, sulla quale forse dovremmo soffermarci un po' di più. Appunto, lui viene dal quartiere Trieste, come tutti i suoi fratellini, e anche su questo vorrei soffermarmi. Fratellini, questo lessico particolare che lui usa sempre nei confronti dei suoi compagni, diciamo, di delitti, li possiamo chiamare così, i compagni di crimine, non lo so. Il lessico che usa è un po' lessico mafioso, poi alla fine. I suoi fratellini lui li chiama i drughi. I drughi non sono gli ultras della Juventus, ma sono i drughi di Kubrick e di Arancia Meccanica, naturalmente. E quindi chi sono? Sono i fan dell'ultraviolenza. Forse qualcuno di voi l'avrà visto, Arancia Meccanica, si ricorderà Alex e i suoi sodali che si riempivano di questo mix di latte e mescalina e tiravano fuori questo cocktail dei stupefacenti, attraverso il quale, che gli dava la forza e l'indifferenza di riuscire a compiere, appunto. Che loro indano moltissimo, scusate la questione del latte, però loro anche sono sotto anfetamine, sempre sotto anfetamine, sotto il Circeo, sì. L'ambiente della Copravecchia è un ambiente di un'alta borghesia romana, un albergo estremamente facoltoso, che quindi vuole per i suoi figli il massimo che si può avere, quindi un'istituzione di un certo tipo, in una delle scuole, che ancora oggi più rinomate di Roma, che è
il Salio di Magno, una scuola cattolica, ma presto, prestissimo, vi racconto un aneddoto che ho raccontato da Margherita poco fa. Il professore di educazione fisica di Angelo Vizzo che ho incontrato mi ha raccontato, certo poi a posteriori è facile, mi ha raccontato che da sempre si era capito che era una persona, diciamo, disturbata, perché poi ci bisognerebbe soffermarsi anche un momento sul profilo psichiatrico di Angelo Vizzo. Tutti i ragazzi all'ora di educazione fisica si disponevano in fila perfettamente allineati, aspettando gli ordini, tra virgolette, dell'insegnante. Angelo Vizzo non si faceva vedere, si presentava un comodo quando gli pareva, palleggiando una palla da basket con un ritmo cadenzato sempre lo stesso intorno a questa fila, spaventando quasi anche lo stesso professore. Questo è il suo ricordo, io ve lo riporto così come me l'ha raccontato. In questa scuola cattolica lui forma questa sua... sono i suoi primi amici, i suoi primi sodali di questo gruppo che si chiama appunto di Edo i Pariolini, che sono vestiti tutti uguali, cioè immaginiamo siamo negli anni 70, siamo negli anni di piombo, siamo negli anni delle ideologie estreme politicamente parlando, siamo negli anni delle battaglie per i diritti civili, e in quel periodo là immaginiamo questi ragazzi appunto di figli di famiglie facoltose, quindi con i macchinoni, con moto impensabili, che non potevano nemmeno guidare poi oltretutto, e neanche le macchine perché erano minorenni, al polso il Rolex o il Daytona, la camicia a battistoni che a quei tempi era un salto estremamente in voga a Roma, e i jeans a zappa di elefante, che andavano in giro cominciando a compiere le loro prime piccoli delitti, cioè le prime cose che fanno sono le rapine, la primissima cosa che fanno rubano dei motorini, cioè, no? E iniziano questa ascesa criminale con, dicendo letteralmente che la legge, le regole, l'etica, la morale per loro sono pura merda. Questa è proprio una frase che riporto esattamente come la riporta. La prima cosa che fanno, tra le cose che fanno, ci sono quelli che si chiamano gli sfasci. Oggi, quando l'ho detto a Fabrizia, rabbrividiva, Fabrizia dell'organizzazione di 423, perché insomma lo sfascio ti dà l'idea proprio della violenza sessuale. Lo sfascio per loro era un hobby, perché la donna per loro era un pezzo di manzo, sempre io ci sto citando testualmente. Lo sfascio era per loro un'abitudine, ne facevano tanti, tra gli altri uno di quelli anzi che forse non hanno tra virgolette ricordati, lasciamo stare la storia del Circeo, sono quelli di due ragazzi e due loro compagne che hanno denunciato, cioè che hanno avuto la stessa storia praticamente della povera Rosaria e Donatella, che sono le protagoniste di tutto il Circeo, cioè gli viene detto vi portiamo a una festa, cioè andiamo a divertire, andiamo a casa di amici. Ovviamente vanno in un appartamento isolato dove si ritrovano da sole con Izzo e il fratellino di turno e vengono seviziate, non torturate, ma seviziate. E queste due ragazze vanno a denunciare, che è una cosa neanche oggi. E lui non se l'aspetta minimamente questa cosa. Cioè lui è sorpreso perché loro spaventano le persone che violentano, che seviziano. Gli abbiamo detto se vai a parlare per una brutta fine, ovviamente le solite cose. Come hanno fatto sempre, come continueranno a fare per un sacco di tempo, loro due invece denunciano. Ed è un momento, no? Ed è un momento importante perché siamo negli anni 70, siamo nel 74. Esatto. E questa è una cosa di cui parlavamo prima, no? Prima parlavamo proprio del periodo in cui matura questo delitto, questa violenza fortissima, la violenza di genere in fondo, no? È un periodo, come ricordava bene prima Ilaria, in cui cambiano politicamente tante cose, un momento di crisi anche culturale, sociale, anche quasi il periodo in cui sta per iniziare una crisi economica di fondo, ed è un momento in cui abbiamo una società, non solo una scuola cattolica, ma anche una società fortemente cattolica che non è pronta ad accettare il fatto che la donna può liberarsi da quella stessa società, da un'idea patriarcale, da un'idea paternalista. E forse la scuola cattolica, come almeno dice Albinati un po' nel suo libro, ma come un po' si respira da tante cose, da tanti documenti di quel periodo, forse va ad accrescere un'idea di machismo, un'idea di culto della virilità in cui matura questo tipo di violenza di genere. Potrebbe essere una roba del genere, secondo te? Scuola cattolica è anche una scuola maschile, cioè, mettiamoci pure che è una scuola maschile, quindi le due cose messe insieme riescono delle piccole bombe sicuramente, ma io diciamo non mi sento di attribuire, come ha fatto Albinati, riassumendo moltissimo, perché
Dire che Almirati ha detto soltanto questo sarebbe un delitto anche quello, però insomma non darei tutta la responsabilità a quello, darei la responsabilità, come dicevi un po' tu, all'ambiente. Cioè siamo negli anni in cui le famiglie potenti, facoltose, potevano comprare il commissario, il magistrato, lo Stato, e quindi questi ragazzi vengono condannati a 2 anni e 6 mesi per questo sfascio che viene denunciato. Dopo 6 mesi riescono con la condizionale e il giudice nel dispositivo, nella sentenza, scrive che sono bravi ragazzi, sono figli di famiglie per bene, quindi diamo loro un'altra possibilità. E se fossero stati figli di famiglie per male, come sarebbe andata? E qui Calvino e Pasolini ne hanno parlato molto più di me, molto meglio di me, perché appunto si è sempre pensato e tentato di pensare al delitto del Circeo come un delitto di classe, no? Perché le ragazze che i drughi prendono, seviziano, torturano, violentano per 36 ore ininterrottamente senza un secondo di intervallo, sono due ragazze in una zona meno bene di Roma, che è la zona sud della Montagnola. E allora lì c'è una querela tra Italo Calvino e per Paolo Pasolini. Calvino definisce il delitto che queste ragazze hanno subito un delitto di classe, mentre Pasolini naturalmente dirà no, poteva essere chiunque a compiere questo delitto, che è ancora un tema oggi che ritroviamo nelle pagine dei giornali. Insomma, non siamo andati così lontano. Ma infatti io non ho un'idea precisa sul fatto che sia o meno un delitto di classe, ma certamente un'idea invece di cosa muove lui, cioè il disprezzo per gli umani, quella c'è. Lui è mosso dal disprezzo, vero? Oltre che dalla violenza, dal disprezzo per gli altri, oltre che per la donna, anche ed è mosso anche dal disprezzo per i brutti. Questa è una cosa molto interessante, o per le brutte. Questa è una cosa che si legge in maniera, come dire, tangibile nelle sue parole. È appunto mosso da questa cosa qui. Beh, diciamo che lui ha questa descrive con una notizia particolare qualsiasi cosa, veramente una cosa incredibile, quasi nauseabonda mentre lo legge, nel senso ci basta. E normalmente gli uomini, se ci ha fatto caso, non pensi sì, sono tutti angelici, bellissimi, biondi, bruni, non importa, sono tutti bellissimi, anche se poi uno vede la foto dell'Evola e riscontra che non è un dato obiettivo. Atletici, perché poi i fratellini devono essere atletici, devono fare arti marziali. Scattante. E anche le ragazze invece ogni tanto c'è quella brutta o quella bora, ma non importa. Perché io una domanda ho fatto tra le tante a un giovizzo, che è stata: ma poi tu la donna come la vedi? No, nel senso che c'è la donna che viene sfasciata, la donna che viene stuprata, e poi c'è la donna compagna, cioè la donna che c'è una donna, che è una notizia, diciamo, che emerge da questi diari, che fa parte di un'orgia proprio in quelle 36 ore del Circeo. E lui ha detto: c'è la donna compagna, c'è la donna preda. Cioè, quindi io non sono il misogino, se vuoi leggere il passaggio della misoginia, che secondo me è interessantissimo, ma non so se lo trovo al volo. Io non sono il misogino che tutti raccontano, che tutti riscrivono, dice Angelo Izzo, sono molto lontano. Io sono molto lontano dal misogino che qualche giornalista incapace e frettoloso a volte descrive. Adoro moltissime donne e sono ricambiato. Del resto, basta guardare bene alcuni lati della mia storia. In tante cose che non si sanno, io ho coinvolto complici donne, perfino in una violenza carnale per la quale sono stato condannato. A leggere bene gli atti, viene implicata una ragazza. In verità, non sono mai stato prevenuto nei loro confronti. Mi fido più di loro che di un mafioso. A pensarci bene, anche il fatto che ho ucciso svariate donne potrebbe voler dire, paradossalmente, che io non faccio differenze di genere. E davvero non faccio differenze, perché mi è assolutamente indifferente uccidere un uomo o una donna. E perché, come facevano gli unni, quando mi è capitato, non ho mai esitato a stuprare anche qualche maschietto. Odio la società patriarcale e mi dispiace per le femministe, che così perdono un facile bersaglio per le loro polemiche, ma probabilmente sono molto più femminista di loro. Per me, uomini e donne hanno certamente gli stessi diritti e gli stessi doveri. Ecco,
non so che immagine vi torna, ma cioè, dice tanto, no? di Angelo Rizzo, anche del suo essere tutt'altro che diciamo il sesso che lui, lo sfascio, il sesso per lui rappresenta, come dicevi tu, la verità, rappresenta anche, no, per il maschio, ma lui ha avuto da ragazzo, si racconta lui sua diaria, ma è anche scritto in una perizia psichiatrica, che ha avuto un intervento che è una sorta di, si chiama una fimosi, che è una sorta di circoncisione, per cui diciamo era dal punto di vista sessuale meno malato, diciamo, meno dotato, mettiamola così. E quindi lui cerca e ricerca la verità nelle donne, ma c'è anche qualche donna che dice che in realtà non è stata realmente stuprata da lui, ma da qualcun altro nel gruppetto, mentre lui invece ha una predilezione per gli uomini, che poi non nasconde neanche in tutto il racconto che fa nei suoi diari. Scusami, Ilaria, adesso avete descritto bene questo aspetto che riguarda la personalità di Izzo. Vediamo poi l'altra parte, la giustizia, diciamo, i giudici rispetto a Izzo, a tuo parere, come si sono comportati? Perché regna una sorta di debolezza della giustizia rispetto a tutti i comportamenti di Izzo, sia precedenti al Circeo, sia successivo con le evasioni, sia sulle vicende che hanno riguardato Ferrazzano e Campobasso, perché per esempio lui riesce ad avere le autorizzazioni per stare fuori dal carcere, il regime di semilibertà, però ci sono una serie di vincoli e questi vincoli non vengono mai rispettati. Per esempio la storia del compaguccio, insomma, di Izzo, di Campobasso, il padre è in carcere, lui ha vincoli legislativi, eppure ci esce insieme, esce, va ovunque, non dovrebbe allontanarsi dal tratto di strada tra il carcere e città futura, invece gira, anzi si incolpa anche qui, anche se non lo si dice, di un altro omicidio, che si, cioè della scomparsa di una persona che era di Limosano. Ve la ricordate la storia di quel signore scomparso da Limosano, dove due donne andarono in chiesa a prelevare questo signore e non si seppe più nulla di questa persona? Bene, lui si incolpò di questa scomparsa e quindi armeggiava in tutte le situazioni avendo un ruolo, diciamo, in qualche modo che condizionava le norme, che condizionava la legge, che condizionava i giudici. Allora, diciamo, sono un po' due cose diverse. Da un punto di vista della giustizia intesa come magistratura che giudica nei vari tribunali, secondo me lo Stato in questo caso ha sbagliato non una ma tre volte, e sono facili da elencare. Cioè, la prima è la sentenza questa che appunto è stata emessa per lo stupro delle due ragazze, no? Sono stati rilasciati 6 mesi con la condizionale, con la dicitura esplicita sono di una buona famiglia, e quindi lì forse qualcosa è sfuggito a quel magistrato, che 6 mesi dopo succede il delitto di Circeo. In quel caso i 3 vengono condannati all'ergastolo, la pena andava bene, ma sicuramente lo Stato ha poi, appunto per le collaborazioni di Izzo, ha poi dato una serie di permessi premi e gli ha concesso la semilibertà vigilata, e anche qui c'è stato un altro fallimento dello Stato a mio parere. Durante la semilibertà lui ha fatto quello che gli è parso e piaciuto, fregandosene delle autorità, cioè lui doveva stare fuori dalle 7 del mattino alle 8 di sera, dopodiché doveva rientrare in carcere, lui faceva quello che gli pareva, e lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte Europea di Strasburgo perché non ha vigilato sulla semilibertà di Izzo come si doveva. Un altro fallimento dello Stato italiano. Il terzo fallimento è, secondo me, il fatto che non hanno capito chi è, cioè non hanno capito che è una persona, lo accennavo poco fa, che è una persona che ha un profilo psichiatrico sicuramente problematico. Le perizie psichiatriche di parte non sono state assunte in primo grado durante il delitto di Circeo, il processo che è stato un processo poi capitale per quanto riguarda la battaglia dei diritti civili delle donne e del femminismo, è stato un processo veramente una pietra miliare quel processo. In quell'occasione loro dovevano essere condannati all'ergastolo, le perizie di parte non sono state assunte, la Costena Bassi, che è l'avvocata
la femminista che ha lottato per i diritti delle donne in prima linea per tutta la sua vita, che è morta circa 12 anni fa, ha detto, quando ha preso la difesa di Donatella Guasanti nel secondo grado del processo, ha detto che questi ragazzi erano troppo lucidi, troppo consapevoli, quasi sbruffoni, e quindi in qualche modo per questa ragione la Corte d'Assise di primo grado non ha preso in considerazione le perizie di parte. E quindi secondo me una perizia oggi forse andrebbe fatta, perché lo Stato ha fallito, perché una persona, anche se ha un disturbo psichiatrico, non voglio dire che debba stare fuori, voglio dire che deve essere, rimanere rinchiusa, perché se esce nuoce, ma deve essere in qualche modo curata, e anche in questo caso per me quindi insomma lo Stato ha fallito completamente con questa figura. Ha fallito non solo in tutto questo percorso, ma nella vicenda che ha riguardato Ferrazzani, per esempio, e la concessione della semilibertà nasce da un intreccio di non relazione tra i giudici. Tant'è, sì, perché il tribunale di Campo Basso nella citazione che tu fai della Corte Europea di Giustizia di diritti dell'uomo, si dice: non ve ne potete uscire con un aspetto di carattere morale soltanto, perché qui ha fallito la giustizia, hanno fallito i giudici, perché non hanno eseguito fino in fondo i controlli che si devono fare. Perché qui praticamente Izzo viene mandato a Pagliarelle, a Palermo, perché viene trovato all'interno di un albergo con un minorenne, e un minorenne che era il suo figlioccio, che poi si ritrova in tutte le vicende di Ferrazzano, e quindi finisce a Pagliarelle. Ma il rapporto tra il giudice di Campobasso e quello, voglio dire, di Palermo, non si incrociano, e Izzo riesce a tornare qui con anche l'affidamento di difesa e di tutela di queste due donne, no? Che sono Carmela Linciano e Valentina Maiorato. Che però gli vengono affidate dal marito e padre, in qualche modo, che era stato quello che faceva di Palermo. Certo, no? Certo, quindi aveva convinto Maiorato, che non era lo stingo di sangue, perché pure lui faceva parte della Sacra Coronumita, aveva tagliato la testa a un ragazzo e ci giocava a pallone. Tanto per citarvi il soggetto e raccontarvi la persona, però sta di fatto che da quel momento Izzo diventa l'interlocutore principale di queste due donne, e si costruisce un percorso di aggregazioni che qualche volta mette insieme anche alcuni politici di alto livello, che vanno a Roxy di Campobasso, adesso abbandonato, e quindi si ritrovano dentro questo albergo con il ragazzetto, voglio dire, figlioccio di Izzo, la parlamentare e altri personaggi di questo tipo, che stanno insieme quasi a dire: ma questa è una persona per bene, bisogna recuperarla. E invece poi si è visto che cosa è il percorso che è nato dal punto di vista della prospettiva, e costruisce tutto Izzo, perché fa comprare lo scotch che gli devono dire, le buste di plastica, lo scotch, la calce che doveva servire a distruggere i corpi di queste due donne. Quindi lui programma tutto e funziona tutto alla meraviglia, per cui anche gli inquirenti sembrano che arrivano in ritardo, anche se riescono a trovare questo ragazzo che torna con le pistole da Bisceglie. Però sta di fatto, voglio dire, che in quel momento questa cosa si è costruita con la premeditazione, senza dare riferimento alcuno a tutti i movimenti che Izzo non poteva fare. Esattamente come stai dicendo tu, Izzo non poteva fare niente di quello che ha fatto, ma quando esce da Pagliarelli per ottenere la sua libertà, la prima cosa che chiede alla sua compagna, ex amante, diciamo una delle mille donne di compagna, appunto, e non prete, la prima cosa che gli chiede sono le armi e documenti falsi, Santini come li chiamavano loro, che sono appunto documenti falsi, e arriva a Roma e si fa spiegare subito come è cambiata un po' la criminalità negli anni in cui è stata in galera, si fa fare un quadro della situazione, ha un po' di agganci politici a Campobasso, perché è evidente non stava al 41 bis, quindi aveva contatti con l'esterno, questo forse non avesse al 41 bis, che non esisteva però negli anni 70, quindi forse non lo sto dicendo a stupidaggine. Ma insomma, a quel punto lui si ricrea qui, in questa regione, in questo territorio, si ricrea una vera e propria cricca criminale intorno, a cominciare dal figlioccio, dal papalaia, e questo lo Stato l'ha permesso.
perché lui doveva entrare in carcere la sera, lui invece scappava, andava a Roma, tornava, cioè avanti e indietro senza nessun problema. C'è una cosa dell'equilibrio che lui costruisce in questa regione. Lui non solo costruisce un equilibrio in questa regione, ma si fa anche amare molto in questa regione. E questa è un'altra cosa, un altro tratto interessante di lui, proprio di questa doppia personalità. È difficile trovare un campo passante, scoperto che si dice così, non sapevo, non ricordi Izzo con simpatia, diciamo. Che è una cosa curiosa, perché lui era poi alla fine un generoso, cioè era uno che aiutava con i suoi mezzi le persone a risolvere le loro problematiche di qualsiasi tipo e genere, dalla ragazza che veniva violentata dal padre in famiglia, al tossico, anche al criminale, al delinquente che si rivolgeva allo sportello, che appunto rispondeva a persone che avevano un disagio sociale, che si chiamava Città Futura, per cui che appunto era a Campobasso, proprio accanto al carcere, poi, no? Era a 50 metri, non solo, ma in un contesto, diciamo, organizzativo e sociale di un certo tipo, perché è vero che questa era la struttura, un'associazione, ma i soggetti che ci giravano intorno, questo non lo puoi sapere, però te lo dico, volevano costruire addirittura un partito, perché questi erano i protestanti. Lo so, perché c'è scritto nei suoi memoriali, non l'ho scritto io. E insomma, questi qui praticamente che hanno fatto, avevano pensato, noi siamo protestanti, in Italia ci sono 2 milioni di protestanti, se a questi gli diamo la banca, gli diamo, voglio dire, il vino, la casa, tutto quello che volete, e poi ci facciamo pure un partito, capite? Che in una fase, quando c'erano i partiti del 3-4% che condizionavano le scelte della politica, immaginate un partito formato da protestanti di 2 milioni di persone, come avrebbero inciso nel sistema politico generale. Quindi Izzo è ben accolto in quella situazione, perché ci sta un'organizzazione intorno che è dubbia della sua condizione, quindi non c'è nemmeno il controllo di Città Futura da parte, diciamo, del titolare di Saccomanni, nella sostanza, perché Saccomanni quella situazione gli giova, e si dice, io non lo so però se è vero, che la storia dei 500 euro che venivano dati a Izzo ogni mese, perché Città Futura doveva pagarli, pare che li pagasse la famiglia. Tu sai qualcosa di questo? Non so niente. Comunque, sempre riguardo al contesto, sempre nel memoriale, lui racconta anche del fatto che a un certo punto voleva costruire un aeroporto, tutto questo in Molise. Comunque, mi sembra una brutta idea. Però detto questo, credo che faccia parte tutto di una megalomania sua. Lui è un megalomane, lui anche quando appunto fa il processo ha bisogno di fare uno spettacolo, di fare uno show, e anche con Palaia, il suo cosiddetto figlioccio del delitto di Ferrazzano, ma anche con Palladino, lui vuole, a un certo punto con Palaia, come ne parlavamo prima, dice proprio: io lo avrei voluto più simile a me, pensavo di farne un piccolo Angelo Izzo, lui vuole addirittura clonarsi, doppiarsi, ha proprio questa, lui crede che tutto gli è permesso, e lo crede da liceo fino ad ora, crede di avere questa onnipotenza di fondo, no? Però poi, scusami se ti faccio parlare, la cosa che mi colpisce è che se invece, devo dire che io quando l'ho visto le prime volte mi dava la stessa impressione, io dicevo: Madonna, ma questa persona è intelligentissima, cioè quasi quel gusto del male, quell'intelligenza del male che a me affascina, non posso negarlo. Però poi quando lo riguardi dopo un po', e soprattutto leggendo invece il memoriale, leggendo quello che tu hai selezionato per noi, una cosa che mi colpiva è che se lo ci ripenso oggi all'immagine di Angelo Izzo, imbozzito, pelato, un po' con questa impressione, questa faccia gonfia, rovinata e via dicendo, mi fa un'enorme tristezza, questa megalomania, lui continua a sentirla, ma il corpo non c'è più in questa cosa, giusto? Giusto, cioè, questo culto che racconta, descrivendo soprattutto gli uomini, no? Gli uomini sono sempre quasi tepici, e lui quell'ideale lo sovverte, come sovverte qualsiasi ideale, no? Perché lui appunto narcisista, megalomane, narcisista del maligno, mi piace chiamarlo, perché penso che sia forse più
sovvertitore di qualsiasi schema. Ed è la cosa incredibile come nei due processi in cui l'abbiamo visto protagonista riesca a essere lui il protagonista, nel senso che dalle immagini che ancora ci sono su YouTube del processo di contro Luca Palaia, lui mette proprio su una piccola scenetta, cioè lui si prepara a un pezzo di carta a un certo punto in uno dei mille tratti che potete estratti che potete trovare, a un pezzo di carta in mano nel quale si è assegnato una serie di cose, c'è la PM che lo riprende e dice, insomma, lei non è che può stare il pezzo di carta, cioè, ma poi mi scordo le cose, non importa, lascia stare il pezzo di carta, oppure, ma come avete ammazzato? Abbiamo ammazzato, come abbiamo già ammazzato quei 3-4, abbiamo fatto la stessa cosa con 3-4 persone, cioè parla come se fosse assolutamente impunibile, come se fosse Dio, come se fosse il Dio del male, e diciamo che è una cosa che a me ha fatto tanta impressione, nel senso che ho letto i diari, dopo quando ho guardato anche appunto tutto il processo del giorno imperatore, ho detto è dopo esserci scritti a lungo, è davvero, io penso che l'ho visto mai in faccia, io c'è un capitolo che chiamo la genesi del male assoluto e penso davvero che lui sia l'incarnazione del male assoluto, adesso non sono un'esperta psicologa, psichiatra, né sociologa, però questa è la sensazione che io ho riportato con me e soprattutto. No, perché tu hai detto che volevi dirlo alla fine. No, io vorrei alla fine che tu dessi dicendoci chi è Angelizzo adesso, cosa sta facendo. Angelizzo oggi è rinchiuso nel carcere di Velletri. Aspetta, però mi devi dire una cosa, che le lettere che mi scrivete, sì, come mi scrive a tutto il mondo, sì, ti stai convincendo pure tu come la Leosini che della questo è uno scuola, insomma. La cosa incredibile di Angelo Izzo è che è, cioè, la sua megalomania, anche in questa corrispondenza con me, no? In cui, voglio dire, ormai di lui si è detto tanto, tantissimo, se ne continua a parlare, è un personaggio che resta, perché è un personaggio davvero, forse c'è uno di quelli che è rimasto nell'opera, nell'immaginario collettivo, non sappiamo perché, molto più del diritto di Ferrazzano, no? Cioè, detto a Circea, anche un ragazzo di 20 anni non ci sa che cos'è, detto Ferrazzano no, eppure diciamo non è che sono così distinti. Questa è la provincia, nel senso che nella provincia si tende a cancellare tutte le cose negative, nel senso che nell'immaginario collettivo questo è un territorio pulito, tranquillo, dove non succede nulla, e poi fa meno cronaca, perché io so che se un fatto accade a Roma, poi ci sono 10 agenzie immediatamente che escono. Non sono d'accordo. No, nel senso che nella provincia Chiaravaggi, c'è una distanza. E c'è una costruzione anche dei fatti, quello dipende dagli avvocati, dall'inquinamento delle prove. Scusami, ci sono stati 10 omicidi di donne negli ultimi giorni. Perché è rimasto nella cronaca solo quello che ha riguardato la povera ragazza, voglio dire, che era incinta? Ma era incinta e era in un contesto diverso, perché c'è questo aspetto, c'è sicuramente questo aspetto, e poi a mio parere voglio dire c'è il fatto che tutto sommato c'era stata quella situazione che aveva costruito, tieni conto che dal 75 ad oggi sono passati 50 anni, 48 anni, Izzo è l'unico, ditemi che altro detenuto ha fatto 48 anni di carcere. Sto dicendo un'altra cosa. Con molta probabilità, qualsiasi persona che ha fatto, cioè non esistono detenuti che hanno avuto 48 anni di carcere. Ora, probabilmente la storia delle due donne di Ferrazzano probabilmente si potevano evitare se questo signore fosse stato catalogato come uno che con la testa non ci stava. Quello che abbiamo detto poco fa. Sì, decisamente. Forse se fosse stato. L'abbiamo detto in qualche modo che questo è un po' fallimento della giustizia. Hai detto bene una cosa che mi piace sottolineare, ma l'abbiamo detto, secondo me va detta. Cioè, è una storia di 50 anni.
Parliamo di femminicidi, no? Femminicidio è una parola poi che ha coniata nel 92 da un'americana, una scrittrice americana, Diana Russell. Ma che cosa è cambiato, ci chiedevamo con Margherita prima, dal 75 ad oggi? Faccio fatica, io ho fatto tanta fatica, faccio fatica a vedere il cambiamento, faccio fatica prima di tutto per chi fa il mio mestiere, cioè per come viene raccontato il femminicidio, cioè c'è questo atteggiamento del dire che la donna se l'è cercata, che c'era nel 1975, lo ritrovare nei giornali dell'epoca che raccontano il delitto del Circeo, si ritrova oggi quando si parla di Giulia Tramontano, perché non doveva tornare a casa Giulia. È colpa di Giulia, non è colpa di lui che l'ha ammazzata, è colpa di Giulia che è tornata sapendo che aveva davanti. E poi c'è sicuramente una legge, il delitto di Circeo è stato un processo capitale per la legge sullo stupro sessuale, perché quindi si è riconosciuta come una legge che puniva la persona, un reato che puniva la persona, scusatemi, non un reato che punisse la morale pubblica come era stato con il codice Rocco fino al 1996. Nel 1996 c'è questo grande e importante cambiamento, quindi sicuramente c'è un passaggio legislativo importante, c'è sicuramente, ci sono i centri di assistenza contro la violenza per le donne, c'è sicuramente il codice rosso, ma l'atteggiamento della società è sempre lo stesso. E parlo per primo della mia categoria, nel senso che la donna è sempre al centro del processo mediatico, sempre, sempre. E quindi chi è Angelo Izzo oggi, per concludere, Angelo Izzo è un uomo che tenta di in qualche modo scontare gli ultimi anni della sua vita fuori dal carcere, in una struttura in cui lo accompagna in un percorso, diciamo, psichiatrico, perché lui si riconosce come una persona disturbata, ha chiesto perizie psichiatriche al suo avvocato di Salerno, uno dei suoi avvocati. Sono andate ben tre donne, sarà un caso, ben tre donne psichiatre a dare un parere. Vediamo cosa accadrà, perché lui vorrebbe trascorrere il resto della sua vita in una struttura che non sia quella carceraria, ma quella appunto una che magari lo aiuti a guarire. Ma come dice lui stesso, e lo dice in un passaggio, lo dice a suo padre, quando il padre, per cercare di togliere questo ragazzo dalle cattive trattazioni del quartiere Trieste di Roma, lo sposta e lo fa andare nel quartiere sud di Roma, trasferisce tutta la famiglia all'Eur, e lui al padre dice: io sono il male per me, è inutile che mi sposti, non serve a niente, io sono il male per me. E questa frase mi sembra una frase è giusta per concludere il mio pensiero dopo tutto il mio rapporto con lui, che non so quanto andrà avanti ancora. No, decisamente. Io, scusatemi, vi trattengo ancora un altro minuto. A proposito del femminicidio, vorrei leggere esattamente questa parte del suo memoriale in cui lui ci parla di cos'è per lui il femminicidio. Danilo e Albert mi misero in testa che io dovevo conquistare solo due categorie di donne: le rappolle di famiglie ricche, quelle del tipo infermiera io ti salverò, e le puttane malavitose del tipo il mio uomo è in galera e io penso a tutto per lui. Donne disposte anche ad andare a letto con i giudici per farti scarcerare dal gabbio. Per alcuni di noi credo sia nata anche l'equazione donna uguale a un pezzo di manzo, che però è una concezione diversa dal machismo classico. Nessuno di noi al tempo era geloso di qualche femmina. Ridevamo dei maschietti che ammazzavano le loro donne perché li volevano abbandonare o per tradimento. Ci sembravano dei coglioni. Noi ci sentivamo troppo seri per queste cose. Semmai avevamo più l'idea di organizzare orgette hard e veri e propri stupri per incastrare amici ricchi e potenti, per legare a noi persone che potevano esserci utili e anche perché ci piaceva. Per quelli che commettevano questi femminicidi, per onore, possesso e gelosia, li consideravamo dei deficienti, gente debole, senza palle. Niente, ho voluto leggervi questa cosa perché mi sembra la sua visione, insomma, sul femminicidio, cioè su quello che loro hanno fatto fino all'ultimo. Ed è abbastanza, insomma, è aberrante. Beh, anche su per Carmela e Valentina, loro chiamano puttana e puttanina. Puttana e puttanina. Comune, sì, e poi fa questa cosa brutta, no? Che tipo a un certo punto, questa cosa poi non si sa se è vera o non è vera, ma dice che la madre se l'avesse sposata o se avesse aperto un ristorante le avrebbe dato la verginità della figlia, c'era tutto. C'era tutto, sì, c'è un racconto in cui lui dice
poi lui si apparta con la figlia, ma si apparta anche con la madre, fa tutta questa cosa. Lui prima del delitto, prima del delitto. Perché lui ha paura, il timore del ragazzo, del figlioccio, e lo preserva da palai, lo preserva perché praticamente va prima a ammazzare diciamo, la madre. Dopodiché, mentre Palaia entra, tiene un dialogo con la ragazzina. Dopodiché, timoroso di questa cosa, lo precostruisce. Scusate, faccio una puntualizzazione: ha paura di Palaia perché Palaia non è come lui, cioè in questo senso ha paura perché Palaia non può reggere quella cosa. Invece, come ha detto lei, praticamente Palaia voleva che fosse simile a lui, esatto. In realtà non lo era. Quindi questa debolezza in qualche modo ne risentiva e quindi ha fatto tutto lui nella sostanza perché sapeva che Palaia non avrebbe mai fatto una cosa del genere. E dopo lo puntava in Palaia si spaventa, Palaia era stato impalato, Palaia era stato attonito, Palaia non era stato avvisato, non aveva capito quanto feroce fosse Angelo Vizio. Forse non poteva neanche immaginarlo, lui pensava di andare nella villetta di Ferrazzano a fare niente, a prendere delle armi, cioè non pensava proprio che sarebbe doveva accompagnare queste due ragazze in un posto per pochi giri all'estero, per avere un ristorante, vari racconti, e si ritrova in una situazione che lo lascia attonito, allibito, e lo stesso Izzo nel suo show che fa durante il processo, no, racconta: oddio, Luca, cioè, si preoccupava non per le donne ammazzate, ma per Luca Paraia, che era rimasto attonito e sconvolto da quello che lui aveva compiuto. Quindi dalla cifra di quanto lui tenesse a questo ragazzo figlioccio che voleva in realtà come amante, e dalla cifra della quanto per lui quelle due donne che ha ammazzato per una ragione, lui in questo memoriale che dice che le ha ammazzate perché il padre, cioè il padre della ragazza, il marito della donna, aveva raccontato ai poliziotti, agli inquirenti, alcuni segreti che lui aveva confidato in cella. Ma in realtà poi durante il processo, per esempio, c'è traccia di questa cosa dal punto di vista giudiziario. No. C'è invece l'altro fatto che è importante, praticamente che riguarda i comportamenti di Izzo rispetto a tutte le cose che dice anche oggi, anche in questi giorni, quando racconta delle storie, che dice poi? Sintetizza. Dice: io ve le ho raccontate, cari inquirenti. Adesso andate a indagare, se non siete capaci di trovare la soluzione a questa cosa, è colpa vostra. Io non vi sto dicendo bugie. Questo è il suo show. Perché lui ha bisogno di raccontare storie. Comunque, prima di chiudere, cioè chiudiamo davvero adesso, ma proprio a proposito del suo bisogno di raccontare storie, è interessante, ma questo poi lo leggerete comprando il libro, studiare invece il lessico che lui usa. Lui racconta tutto come se fosse un romanzo di... Io in realtà lo leggo come se fosse un romanzo tradotto negli anni 50, questa è l'impressione che mi dà. Quindi quel linguaggio del traduttore un po' di qualche anno fa, un po' obsoleto, sì. No, non so, questa è la mia impressione. Io lo vedo più come il linguaggio di una persona che non vivendo più, perché tu se stai in carcere da 50 anni vivi in un mondo parallelo, non vivi nel mondo reale, quindi ha perso l'elogio e il contatto con la società normale, quindi ha perso il nostro lessico quotidiano, e quindi in qualche modo per questo forse può sembrare un libro tradotto. Sì, no, io ho questa impressione, ma infatti è solo... Però è proprio... Come nelle sue richieste, lui vive in un altro mondo. Cioè, lui pensa che incontrare lei, signora, sia la cosa più semplice dell'universo. Cioè, secondo lui, io domani vado in carcere e gli porto 5 copie del libro che lui vuole dare ai suoi compagni. Cioè, è proprio vive in un'altra realtà. Sì. Ma secondo me è perché è stata 50 anni là dentro. Sì, oltre al fatto che questa è una bomba micidiale nel suo cervello, naturalmente. Sì. Va bene, qualcuno dal pubblico vuole chiedere qualcosa di Ilaria? No? Nessuno? Va bene. Allora, grazie mille, grazie Ilaria, grazie a voi. Grazie a voi, grazie a tutti.